Buonasera a tutti, benvenuti nuovamente. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Simone Rubessi e sono un trader della Top Trading Academy. Questa live vi farò vedere una strategia operativa che si basa su dei concetti basati sui cicli e i volumi. Cosa significa? Significa che andremo a capire come il mercato finanziario si muove andando a comprendere le manipolazioni programmate che vengono fatte da certi istituti finanziari. Ok? Quindi fondamentalmente andiamo a evidenziare i flussi di denaro per poi generare e andare a seguire quelli che effettivamente sono i flussi enormi che modificano anche il prezzo. Prima di iniziare farò un'introduzione ai cicli di borsa, che sono il concetto dal quale partono tutte le strategie e indicatori. Iniziamo dal concetto di ciclo di borsa. Un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato. Per mano dominante si intende un insieme di operatori istituzionali di alto livello che, avendo ingenti quantità di titoli, future, eccetera, da acquistare e vendere e pianificando differenti temporalità di investimento, generano andamenti regolari. Cosa vuol dire in parole più semplici? Significa che il mercato si muove con una certa periodicità. Ok, che può essere sia di breve periodo che di lungo periodo, e questa ripetitività avviene semplicemente perché entrano massicce quantità di capitali nelle aree di minimo, facendo salire il prezzo. Una volta arrivati in determinati massimi, escono massicce quantità di capitali che fanno scendere il prezzo e così via. Questo concetto si ripete costantemente e a tutti i livelli temporali. Ora, perché questo succede? Perché, come nell'economia reale, ma anche in finanza, il prezzo di un qualsiasi cosa è dato da domanda e offerta. Se voi avete tanta domanda di un bene e quel bene scarseggia, il prezzo sarà molto alto. Okay? Per esempio, l'oro è un bene che tutti vogliono, che molte persone desiderano, ma è raro e di conseguenza il prezzo è alto. Se noi guardiamo l'acqua, per esempio, è un bene in grande quantità, la domanda non è così elevata da esaurire l'offerta, di conseguenza il prezzo è molto più basso rispetto all'oro, per esempio, no? Il prezzo di un determinato bene lo va a modificare la sua rarità e quante persone lo vogliono. Quindi nel mercato ci sono pochissimi istituzionali, parliamo di società come BlackRock, per esempio, che gestiscono un ammontare di denaro che è pari a 9-10 il PIL di 9-10 stati europei, parliamo di più di 9.000 miliardi di dollari. Nel momento in cui questo denaro viene messo in grande quantità sul mercato, genera tanta domanda di un prodotto finanziario specifico, tale da far salire il prezzo, perché la domanda è superiore all'offerta. Se questi grandi capitali escono, a quel punto cosa succede? Che c'è tanta offerta e poca domanda, e quindi il prezzo cala. Nel momento in cui ci sono dei soggetti che hanno la possibilità di modificare la domanda e l'offerta totale, perché ne possiedono più del 50%, di fatto stanno manipolando il prezzo. E il nostro scopo sarà andare a individuare dove loro mettono questo denaro e dove lo tolgono per seguire questi andamenti che vanno a creare. Okay? Questo è il nostro scopo. Lo faremo con degli indicatori specifici che poi vediamo. Ok? A questo punto andiamo a stabilire una regola fondamentale, cioè che un ciclo inizia su un minimo di prezzi e finisce su un successivo minimo dei prezzi, quindi va da minimo a minimo. Okay? E ne esistono di tre tipi: rialzisti, ribassisti e laterali. Partiamo da un ciclo rialzista, che è un ciclo fatto in questa maniera, no? Vedi che va sempre da minimo a minimo. Però chiaramente in questo caso, essendo rialzista, avrà una fase di rialzo più ampia di quella di ribasso, un minimo finale più alto rispetto al minimo iniziale, cioè il minimo finale qua e il minimo iniziale qua, ed il massimo è normalmente più vicino al minimo finale. Questo è rialzista. Poi abbiamo un ciclo ribassista, invece, che è di questo tipo, cioè avrà una fase di ribasso più ampia rispetto a quella di rialzo, un minimo finale più basso del minimo iniziale, ed un massimo che è normalmente più vicino al minimo iniziale. Ok? Dopodiché esistono anche i cicli in laterale, quindi hanno fase di rialzo che è uguale a quella di ribasso,
i due minimi più o meno sullo stesso livello ed il massimo che è al centro. Abbiamo queste tre tipologie di cicli, noi chiaramente dobbiamo andarle a individuare sui prezzi, non solo in teoria, e sfruttare questi andamenti. Però è importante prima capire i concetti e poi vederli nella pratica. Questa è un'immagine che fa vedere che tipo di cicli esistono e come si influenzano fra di loro. Allora, non è tanto importante in questa immagine capire quanto dura quello rosso, quanto dura quello blu, eccetera, ma mi interessa farvi capire l'influenza che esiste fra di loro, no? E in questo caso vediamo che un ciclo è formato da dei cicli inferiori, no? Per esempio, quello rosso è formato da tre cicli blu, ogni ciclo blu è formato da due cicli verdi, ogni ciclo verde è formato da tre cicli gialli. Questo per dire che cosa? Che dato un ciclo ci saranno sempre dei cicli inferiori che lo formano e quel ciclo lì sarà all'interno dei cicli superiori. In caso specifico vediamo che nei dintorni del minimo, quindi nel momento in cui parte un determinato ciclo, partono sempre anche tutti i cicli inferiori. Quindi se in quel punto parte il ciclo rosso, automaticamente parte il blu, automaticamente parte il verde, automaticamente parte il giallo, sempre. Stessa cosa, nel momento in cui finisce un determinato ciclo, automaticamente finiscono anche tutti i cicli inferiori. Se lì finisce il rosso, automaticamente finirà il blu, finirà il verde, finirà il giallo, sempre. Quindi la regola principale è che se un ciclo inizia e finisce, automaticamente inizieranno o finiranno anche tutti i cicli inferiori. Ok? Poi, ripeto, lo vedremo anche nella pratica, ma questo è il concetto. Qui vediamo un altro esempio che troviamo sul periodo ciclico che effettivamente si verifica. Questo è un esempio reale, cioè un mensile è un ciclo che effettivamente si verifica all'interno dei mercati che dura 32 giorni di borsa aperta. È formato da due cicli a 16 giorni, che sono formati da due cicli a 8 giorni, cosiddetti anche cicli settimanali, ma qui è importante capire che esiste una differenza tra periodo ciclico e periodo di calendario. Cioè, quando noi diciamo un mensile, non intendiamo un mese di calendario, intendiamo 32 giorni di borsa aperta. Quando si parla di periodo ciclico, parliamo sempre di periodo di borsa aperta. Qual è la differenza? La differenza è che quando io dico borsa aperta, intendo che la borsa ha effettivamente scambiato. Quindi in una settimana noi non abbiamo 7 giorni di borsa aperta, ne abbiamo 5, da lunedì a venerdì. Quindi un mensile sono 32 giorni di borsa aperta. Quindi un mese di calendario ha 4 settimane, da 5 giorni ne avrà 20 giorni di borsa aperta. Va da sé che il mensile sarà circa un mese e mezzo, no? Perché ha 20 giorni di borsa aperta, fanno un mese, più altri 12, che sono mezzo altro mese, no? Quindi un ciclo mensile dura circa un mese e mezzo di calendario. Stessa cosa il ciclo 16 giorni. Sono 16 giorni di borsa aperta, che vuol dire che sono 3 settimane di calendario da 5 giorni di borsa aperta più un giorno. Quindi questo per farvi capire che i giorni di borsa aperta sono una cosa che vanno a formare un ciclo e i giorni di calendario hanno una valenza diversa, perché ci sono giorni come sabato e le domeniche dove la borsa non è aperta. Ok? Questo per farvi capire questa differenza. Detto ciò, vediamo un ulteriore concetto, che è il concetto della tendenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo visto che ci sono i cicli rialzisti, bassisti e laterali, e nel momento in cui un determinato ciclo è, per esempio, rialzista, come impatta sui cicli inferiori? Perché abbiamo anche visto che un ciclo è formato dai cicli inferiori. Questo è un mensile rialzista, ok? Il fatto che un mensile rialzista lo vediamo perché il minimo finale è più alto di quello iniziale. E nel mentre che il ciclo sale, quel tipo di tendenza andrà a influenzare i sottocicli. Quindi avremo un ciclo 16 giorni con un minimo superiore, quindi rialzista, ciclo una settimana, anch'esso rialzista e così via. E quello che noi andiamo a fare, diciamo un po' più nello specifico, vi voglio far vedere un altro esempio
disegnato un po' più in scala, è come se noi avessimo un mensile con dentro due cicli a 16 giorni così, i quali hanno due cicli a 8 giorni così, i quali hanno due cicli a 4 giorni fatti in questa maniera. Quello che noi andiamo a vedere, perdonatemi, il mio disegno col mouse non è ottimale, ma il concetto è che nel momento in cui il mensile sale, i sottocicli hanno questo tipo di conformazione, quindi rialzista. Nel momento in cui il mensile scende, i sottocicli hanno questo tipo di conformazione, ovvero ribassista. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la tendenza, cioè dove sta andando un determinato ciclo, ha influenza sui sottocicli. Poi lo vedremo più nel dettaglio, vedremo anche nell'analisi finale in che modo questo ci serve per l'operatività. Però è giusto che ce l'abbiate presente. Detto ciò, proseguiamo. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche, da quelle più lunghe a quelle più brevi. Partiamo considerando il mezzo secolare, che è un ciclo di circa 50 anni, quindi è un periodo estremamente lungo. Non penso che nessuno di voi sia interessato a fare investimenti a 50 anni, ma lo prendiamo dal punto di vista didattico e per capire che esistono cicli di vari tipi e che ci sono dei sottocicli di qualsiasi ciclo, no? Il mezzo secolare ha dentro due ventennali, che hanno dentro due decennali, che hanno dentro due cicli economici, che hanno dentro due biennali. Ogni biennale ha dentro un annuale e questo annuale ha una conformazione diversa rispetto a quello che è la conformazione classica che succedeva fino a più o meno 7 anni fa. Allora, il ciclo annuale, mettiamo che sia questo, non è formato da due semestrali, come succedeva 7 anni fa, ma è formato da tre cicli cosiddetti intermestrali. Questo è l'annuale. Ok, questo è l'intermestrale. E l'intermestrale ha dentro tre mensili, i quali hanno al loro interno due cicli a 16 giorni. Dato il mensile, riprende la suddivisione classica, quindi dei cicli che possono durare anche una sola ora. Chiaramente tutto ciò che vedremo stasera, gli indicatori, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto e che faremo, si applicano a tutti i cicli operativi, a partire dal ciclo a un'ora e mezza fino ad arrivare al quinquennale, decennale, eccetera. L'analisi l'andremo a fare su un giornaliero del DAX, ma ripeto, tutto ciò che vedete è trasportabile e utilizzabile per tutti i cicli di tutti i mercati. Ok? Fino a qua ci siete? Domande? Finora abbiamo visto robe un po' più concettuali. Fatemi sapere se avete domande. Se non ci sono domande, proseguiamo. Ok, perfetto, mi sembra ci siamo avanti. Qui cominciamo a vedere un esempio più nella pratica. Questo è un grafico di euro-dollaro con candele a un giorno. Qui ve lo faccio vedere nel lungo periodo perché poi andremo a fare l'analisi nel breve. Vi voglio far vedere che con lo stesso concetto funziona sia nel lungo che nel breve. Qui abbiamo, come dicevo, delle candele a un giorno, ogni candela che vedete o blu o gialla, scusate, o verde o rossa, rappresenta un giorno di contraffazione. E la cosa subito che si nota è che esiste una ciclicità, no? Questi sono tutti cicli biennali. Poi lo vedremo anche nel breve. Ed abbiamo cicli sia laterali, come questo, dove i due minimi sono più o meno allo stesso livello ed il massimo è tendenzialmente al centro. Abbiamo dei cicli ribassisti, come questo, dove la fase di ribasso è più ampia di quella di rialzo, in questo caso è praticamente doppia. Quest'altro strato, il ciclo in laterale, quest'ultimo invece fatto così, poi è ripartito. Non è un'immagine di oggi, quindi il minimo, non essendo mai sceso sotto il minimo iniziale, quello è di fatto un ciclo rialzista, ok? Questo è ciò che vediamo all'interno del mercato che va a
ulteriormente confermare ciò che abbiamo detto fino ad ora. Una cosa importante, quello che noi dobbiamo fare, questo è euro-dollaro, ma potremmo vedere qualsiasi tipo di mercato, dall'azionario agli indici, commodity, tutto. Quello che ora noi dobbiamo andare a fare è individuare delle aree di minimo per acquistare e vendere nelle aree di massimo e guadagnare da questa differenza di prezzo, come è logico pensare, no? O viceversa, andare a individuare delle aree di massimo per shortare, è anche detto vendita allo scoperto, dove si va a chiudere la posizione nei dintorni del minimo e guadagnare da questa differenza di prezzo. Questo è ciò che noi dobbiamo andare a fare. Ora, detto ciò, dobbiamo capire come fare questa cosa. Sappiamo che esistono i cicli, sappiamo che esistono i rialzisti e i ribassisti, sappiamo che dobbiamo individuare le aree di minimo per comprare, le aree di massimo per vendere o per shortare. A questo punto dobbiamo capire, ok, ma quando è che noi sappiamo di essere su un minimo, quando è che sappiamo di essere su una salita, quando è che sappiamo di essere in una discesa? Ci viene in aiuto questo indicatore, che, come vedete qui sopra, si chiama indicatore di ciclo, è un indicatore nostro proprietario di cui abbiamo il copyright ed è un indicatore che mi fa capire dove sono e dove sto andando su tutti i cicli ed è un indicatore automatico, vuol dire che nel mentre che i prezzi si aggiornano, lui non ha bisogno di ulteriore manutenzione, semplicemente lui si mantiene aggiornato in tempo reale. Andiamo a vedere come funziona. È innanzitutto formato da tre linee. La prima linea continua è la traiettoria del ciclo, quindi questa sinusoidale. La linea tratteggiata orizzontale è l'asse dello zero e la linea tratteggiata sinusoidale è la velocità del ciclo. Queste sono le tre linee. Vediamo che cosa significa questo, no? E come vanno lette. Allora, la prima situazione che noi dobbiamo guardare è quando la linea tratteggiata sinusoidale, quindi quella ondeggiante, per dirla in parole semplici, tratteggiata attraverso l'asse dello zero dall'alto verso il basso. In quel punto saremo in una zona di massimo. Quindi, mentre che io ho questa linea che incrocia qui, io so di essere in una zona di massimo. Okay? Difatti, il prezzo è in quest'area. Viceversa, quando noi abbiamo la linea continua tratteggiata che attraversa l'asse dello zero, questa volta dal basso verso l'alto, ci troveremo in una zona di minimo. Quindi nel momento in cui io ho questa linea tratteggiata, cioè la velocità che incrocia dal basso verso l'alto, sarò in una zona di minimo. Okay? Quindi io devo guardare fondamentalmente quando la velocità, quindi la linea tratteggiata sinusoidale, attraversa la linea tratteggiata orizzontale, che è l'asse dello zero. Se la attraversa dal basso andando in alto, è un'area di minimo. Se la attraversa dall'alto andando in basso, è un massimo. Vediamo degli esempi di ciò, così da renderlo un po' più chiaro. Prendiamo l'immagine di prima e vediamo dove sono i nostri minimi, i nostri massimi. Allora, il primo incrocio che determina un minimo è questo, dove la tratteggiata da sotto passa sopra e qui mi identifica un'area di minimo. Dopodiché la velocità rimane sopra e questo mi indica salita, fin tanto che questa linea rimane sopra l'asse dello zero, mi indicherà salita, quindi salita, 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 fino a qui, fino a questo incrocio. Questo incrocio mi indicherà che siamo in un'area di massimo, che è come abbiamo visto prima. Difatti, se noi guardiamo da questa rottura a questa rottura, il prezzo è andato nella direzione indicata. Qui nuovamente abbiamo la velocità, quindi che ci dà discesa, fin tanto che questa linea è sotto mi indica discesa, quindi discesa, 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 fino a questo punto. E in questo caso noi osserviamo che osserviamo che il prezzo è andato nella direzione corretta, quindi massimo,
sceso, sceso, sceso fino a questo punto. E in questo caso qua il prezzo è andato nella direzione indicata, come precedentemente. Qui nuovamente abbiamo un'area di minimo, quindi salita, 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 fino a qui. Anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta. Qui abbiamo nuovamente un'area di massimo, velocità che va sotto, quindi discesa, 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 discesa. Anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta, fino più o meno qua. Qui abbiamo invece nuovamente salita, 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 fino a qui. Anche in questo determinato caso il prezzo è andato nella direzione indicata. Come vedete, noi guardando la velocità di questo indicatore sappiamo di essere in area di minimo, sappiamo di essere in salita, in area di massimo, o sappiamo se siamo in discesa o in una nuova area di minimo che porterà a una salita. Quindi fondamentalmente io guardando la velocità so dove sono e dove sto andando. È chiaro questo? Sono dubbi, domande? Questa cosa qui? È tutto chiaro? Fondamentalmente io devo guardare la velocità. Se la velocità incrocia dal basso in alto, minimo. Se la velocità è sopra, salita. Se la velocità incrocia dall'alto in basso, massimo. Se la velocità è sotto, discesa. Ovviamente poi questo si può anche utilizzare su altri cicli, no? Qui lo stiamo vedendo a livello biennale, ma se io avessi un direttore di ciclo giornaliero, so esattamente che quello è un minimo, una salita o un massimo, una discesa del giornaliero. Qui sto vedendo il biennale, lo potrei vedere del 2 giorni, del 4 giorni, di qualsiasi ciclo, mi interessa vederlo, del 3 ore, del 6 ore, di tutti i cicli. Io solo osservando so dove sono e dove sto andando. Ok? Fatemi sapere in chat se avete capito, se ci siete. Siamo? S dello 0 è una media mobile e la velocità è una TR? No, assolutamente no. Allora, anche perché una media mobile non è mai orizzontale. Una media mobile segue il prezzo. Okay? Qui noi non abbiamo un asse dello zero che è sull'asse del prezzo. Okay? L'asse dello zero è sempre al centro, cioè tu devi vedere l'indicatore non come un indicatore che opera sulla stessa asse del prezzo. Ok? Nel senso che tu questa sinusoide qui o la velocità non ti importa se è alta fino qui o se è alta fino qui, comunque ti indica salita. Quindi non vedere l'indicatore come un'ampiezza rispetto al prezzo, semplicemente sono su due scale diverse. Questo indicatore potrebbe essere anche in un'altra schermata. E di conseguenza qua noi stiamo semplicemente vedendo su quel ciclo che cosa mi sta indicando questo indicatore, ma non c'entra nulla le analisi, la media mobile o la TR, anche perché quei tipi di analisi contemplano solo ed esclusivamente il prezzo. Ricordiamoci che qui stiamo guardando una ciclicità. Una ciclicità, come abbiamo visto precedentemente, è un'analisi di tempo, in conseguenza del fatto che quella è una temporalità di investimento. Quindi è un concetto estremamente diverso. Qui stiamo andando ad analizzare una tempistica di investimento delle mani forti. Okay? E in più, quando voi, anche rispetto a Bollinger o tutti questi tipi di analisi, tutti questi indicatori, sono tutti indicatori, scusate, di analisi tecnica. Cioè, praticamente tu prendi un indicatore qualsiasi, da una qualsiasi piattaforma,
quell'indicatore lì semplicemente va a vedere il prezzo nel passato, punto. È l'unica cosa che fa, senza nessun tipo di interesse se il periodo che stai prendendo ha un senso da un punto di vista finanziario. Ti faccio un esempio. Nel momento in cui tu setti delle medie mobili, molti le settano a 200 periodi, 50 periodi, 20 periodi. Ok, in qualsiasi time frame, sia che io lo sto usando a time frame a un minuto, sia che io lo stia usando a time frame giornalieri. Ok, ma prendere 200 giorni indietro, senso da un punto di vista finanziario? Prendere 200 minuti indietro, ha senso da un punto di vista finanziario? La risposta è no. Quindi noi qua stiamo andando a capire quando le maniforti stanno usando il loro denaro e quando le maniforti stanno facendo uscire il loro denaro. Quindi istituzionali con periodicità ciclica fanno salire o scendere il prezzo, esattamente. È proprio questo il punto. Anche perché se così non fosse, non potrebbero generare speculazione, no? Loro cosa fanno? Hanno bisogno di comprare basso per rivendere alto, poi far scendere il prezzo per ricomprare e rivendere in alto. Quindi vendono in alto e comprano in basso, no? È così che si fanno soldi in borsa e loro lo fanno in continuazione, anche perché gestendo un ammontare di denaro veramente elevatissimo, loro hanno bisogno continuamente di far andare su e giù il prezzo e hanno bisogno continuamente di far sì che ci siano persone, cioè i polli, i retail, facciano il contrario. Quindi non solo loro fanno andare il prezzo in maniera ciclica per generare denaro, ma fanno anche in modo che i retail, cioè i polli, facciano il contrario. E questo lo si vede molto bene nell'analisi volumetrica in fase ciclica. Nell'analisi volumetrica in fase ciclica, scusate se faccio un attimo una digressione. Vediamo che nel momento in cui il prezzo sta per partire, lì entra del denaro, no? Cioè il denaro entra e poi il prezzo sale. Ok? Ma perché? Perché per far salire o scendere il prezzo c'è bisogno di denaro. Se il prezzo sale o scende in maniera brusca, ma lì non c'è denaro che spinge quel prezzo, stai sicuro che quella è una tendenza che inverte molto velocemente, perché non è sorretta dai soldi, no? Dai soldi veri. Questo è il concetto. Quindi noi ricordiamoci che stiamo andando sempre a individuare il denaro che poi genera un andamento prezzo. Il prezzo è sempre la conseguenza di dove va il denaro, non è mai la causa, ok? È sempre una conseguenza. Quindi per essere bravi nell'individuare un determinato fatto, dobbiamo capire che cos'è che lo scatena, altrimenti siamo sempre al buio. Questo è il concetto principale e su cui noi dobbiamo basare la nostra operatività se vogliamo avere una stabilità di rendimento. Ok? Esatto. Ci siamo? Ho risposto a tutti, ho dissipato tutte le possibili domande. Fatemi sapere se è tutto chiaro, così proseguo. Quanto è affidabile questo indicatore in percentuale? Si basa sulla ciclica dei volumi delle maniforti? Sì, si basa su quello. E allora, sulla affidabilità, tieni conto che questa non è l'unica cosa da vedere. Eh? Cioè, questo indicatore qui ti dà in maniera quasi certa, fa capire in maniera quasi certa dove sei a livello ciclico. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu hai un incrocio, tu sai senza il minimo dubbio di essere in un determinato massimo. Però chiaramente magari non è il momento migliore per entrare, però sicuramente è un'area di massimo. Cioè, per esempio qua, tu hai un incrocio qui, questa è sicuramente un'area di massimo, però il prezzo magari ti fa questo e poi parte, no? Quindi tu qui sai sicuramente dove sei, ma per avere il timing giusto servono anche altri indicatori che adesso andiamo a vedere. Però se tu hai un incrocio qui, chiaro che sai di essere sul massimo. Magari tu entri, il prezzo ti fa così e poi viene giù. Quindi in quel caso magari non è il momento migliore questo, perché il prezzo ti va un po' contro, ma questo è sicuramente
detto un'area di massimo, no? Come aree non hai dubbi, ok? Puoi avere dubbi sul timing, perché, ripeto, non è l'unico indicatore che ti dà un punto d'ingresso o che ti dà una condizione per dover entrare al mercato. C'è bisogno di più indicatori, anche perché non esiste mai un indicatore che ti dà tutte le risposte, che con un indicatore puoi far tutto, no? C'è bisogno di 3-4 indicatori dove ognuno conferma l'altro e i punti di forza di uno vanno a compensare, tra virgolette, i punti di debolezza degli altri. Ok? Dopo comunque arriviamo anche alle percentuali, cosa è importante guardare, eccetera, eccetera. Ottimo. Adesso andiamo a vedere il secondo indicatore. Si chiama DNA. DNA è un algoritmo che elabora un'analisi dei prezzi nel passato e da essi sviluppa un'ipotesi di futuro possibile. Chiaramente possibile perché nulla è certo in borsa. Chi dice il contrario non è onesto. L'ipotesi chiaramente è probabilistica ed è un'ipotesi ciclica, ossia relazionata ad un ciclo di borsa. Essendo la previsione probabilistica, possiamo affermare in relazione ai test su dati storici che le percentuali di correttezza variano in relazione al periodo preso in esame. In che modo? Più è lungo il periodo e meno probabilità d'errore ha la previsione. Questo è un ragionamento, se volete, che magari è controintuitivo. Mi spiego meglio. Normalmente si pensa che più la previsione è lunga, è più difficile. Okay? In questo caso il DNA, più il periodo è lungo, più è preciso. Perché? Perché il DNA mi dà una proiezione ciclica nel futuro, quello vediamo. Però più il periodo è lungo e più per le maniforti è complicato generare degli scossoni di prezzo. Se voi guardate il mercato all'interno di un ciclo 6 ore o di un ciclo 3 ore, è richiesto molto meno denaro per generare una finta e una partenza nell'arco di poche ore rispetto all'arco di 5 anni, no? È richiesto molto meno denaro. Quindi più il periodo è lungo e più è difficile confondere i polli con degli scossoni al contrario. Ok? Questo non vuol dire che non è efficace nel breve periodo, però vuol dire che questo indicatore nel lungo periodo è più preciso, ma la strategia al completo è pressoché uguale. Okay? Andiamo a vedere il DNA, come funziona e quali sono le sue caratteristiche. Intanto è questo indicatore frastagliato verde, continuo, e l'altro è il prezzo. Abbiamo detto che la prima caratteristica è che è ciclico. Quindi si può settare su qualsiasi ciclo, quindi sia cicli di lungo che di breve periodo, e sia su tutti i mercati. Okay? Non ha un mercato di preferenze, tutti questi concetti si possono utilizzare in qualsiasi tipo di mercato. La prima caratteristica è che è sviluppato su asse zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui mi dà una previsione futura di inversione. Qua mi dice che qua ci sarà l'inversione. Supponiamo che questo sia il nostro biennale e questa sia la data di oggi. Oggi è il, se non sbaglio, il 31 di agosto. Supponiamo che sia partito il 30 di febbraio e abbiamo un massimo. Anche se febbraio non ha 30 giorni, perdonatemi, 28 di febbraio, mettiamo che il massimo ce l'abbiamo il 25 di febbraio del 2024 ed il massimo ce l'abbiamo il 20 febbraio 2025, ok? Quindi in totale sono 2 anni, abbiamo. Ora siamo qui, siamo a 31 di agosto. Questo indicatore mi dice che da oggi al 25 di febbraio 2024 io avrò salita, ma non mi dice che la salita arriverà a questo livello, potrebbe arrivare qua, potrebbe arrivare qua, potrebbe arrivare qua in cima. In base a cosa io mi faccio un'idea di questo? In base al tipo di ciclo che ho davanti. Noi abbiamo visto che abbiamo sia cicli rialzisti, in questo modo qua, sia cicli ribassisti. Così, ok?
Ora, un ciclo rialzista, abbiamo visto che ha la fase di rialzo più ampia di quella di ribasso, quindi minimo finale più alto del minimo iniziale ed il massimo più vicino al minimo finale. Ciclo ribassista è il contrario, no? Quindi al minimo finale più basso di quello iniziale e abbiamo il massimo più vicino al minimo iniziale. Ora, la cosa importante in questo caso è che noi dobbiamo sapere, prima ancora che il ciclo parta, se sarà rialzista o ribassista. Vi spiegherò dopo come individuarlo. Però io, se lo so già, perché noi quando operiamo sappiamo già esattamente se siamo davanti a un ciclo rialzista o se siamo davanti a un ciclo ribassista, se ho davanti a un ciclo rialzista io mi aspetterò un andamento di questo tipo, dove il minimo finale sarà più alto di quello iniziale, dove il massimo sarà più vicino al minimo finale e in questo caso io avrò il mio ciclo rialzista, il mio biennale rialzista. Se invece io ho davanti il ciclo ribassista, io mi aspetterò una roba di questo tipo, ok? Dove avrò il minimo finale più basso del minimo iniziale e chiaramente il mio massimo sarà qui e questo ulteriore massimo sarà più o meno in zona di quello precedente. Ok? Vedete che il DNA mi ha indicato lo stesso momento di inversione, cioè il 25 di febbraio, ma a seconda se sono in un ciclo rialzista o in un ciclo ribassista, io mi devo aspettare l'una o l'altra situazione. Chiaro? Questo è ciò che dobbiamo fare. Quindi, se sono nel ciclo rialzista, io dovrò identificare un'area di minimo per comprare e vendere l'area di massimo. Se sono davanti a un ciclo ribassista, aspetterò il massimo per shortare o vendere allo scoperto e chiudere la posizione al minimo e guadagnare questa differenza di prezzo. Ci siamo? Quindi ricordiamoci sempre che il DNA mi dice, ok, tra tot tempo avrai un'inversione, che sia l'inversione un minimo o un massimo. Però io so che ho tot tempo davanti di tendenza, che può essere o salita o discesa, e in relazione a se sono in un ciclo rialzista o ribassista, posso tradarla a mio piacimento. Quindi chiaramente il nostro trade sarà long su un ciclo di questo tipo e short su un ciclo di quest'altro tipo. Chiaro? Dubbi, domande? Dubbi, domande, perplessità su questo? Fatemi sapere in chat. A posteriori sembra ok. Beh, in questo caso non è a posteriori, eh. Questa è una proiezione dove il prezzo è a prima. Dopo poi vediamo anche un'analisi sui prezzi, ovviamente, no? Quindi, ma su cicli già avvenuti? No, questo non è un ciclo già avvenuto, il prezzo arriva qui. Questo è ciò che dovrà succedere in relazione all'indicatore. Il prezzo non è avvenuto qui. Il prezzo è, sono i cicli verdi. Sono le candele verdi e rosse. L'indicatore è una proiezione futura, ma dato che i prezzi si fermano qui, quello che abbiamo ipotizzato noi avanti è il futuro. Ok? Anche questa proiezione chiaramente contempla anche il prezzo, ma lo contempla dentro una temporalità ciclica. E anche con altre cose ci sono nell'algoritmo. Intende che sul passato tutti gli indicatori funzionano. È chiaro, ma allora diciamo che questa frase
lascia un po' il tempo che trova, nel senso che il passato serve per far capire il concetto di un indicatore, ma la comprensione di un indicatore ti fa capire se quell'indicatore può funzionare o meno, no? Ovviamente io ti faccio vedere come funziona questo indicatore e qual è la sua funzione nel futuro. Questo è quello che ti ho spiegato, no? Chiaro che a me non mi interessa il passato, mi interessa quello che può essere nel futuro, però per comprendere come utilizzare la proiezione di questo indicatore devo capire come funziona. Ma io non mi sto riferendo al passato, io mi sto riferendo a come funziona. Okay. E soprattutto ti sto spiegando anche perché funziona. Questo è il punto principale, no? Perché uno, al di là di quello che vede a livello grafico, cioè se un indicatore da un punto di vista grafico nel passato è perfetto, dici vabbè, ok, ma qual è la logica sottostante affinché mi farà guadagnare nel futuro? Questa è la domanda, no? E anche dire questo, diciamo che sono d'accordo fino a un certo punto, cioè qualsiasi indicatore che abbia una componente previsionale, allora è ovvio che nel passato, cioè vedere una cosa a posteriori è diverso, ma un indicatore che non ha una componente previsionale, vederlo nel passato, vederlo nello stato attuale, non cambia nulla. Dipende dall'algoritmo sottostante. Ok? Quindi bisogna comprendere bene ciò che uno vi sta facendo vedere, al di là di tutto ciò che avete visto o al di là di quello che uno può pensare, no? Allora, le cose cambiano dal vederle adesso a vederle prima solo se l'indicatore ha una componente previsionale. Perché ciò che sta prevedendo adesso non è detto che è ciò che si verificherà, di conseguenza ha influenza sull'indicatore. Ma tutto ciò che non è previsionale, vederlo ora, vederlo fra un mese, è la stessa identica cosa. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, ciò che io sto vedendo è basato su un qualcosa relativo al prezzo o relativo a qualcos'altro? Questo fa la differenza, perché se è relativo solo al prezzo, allora io so che siccome il prezzo non si muove esattamente mai alla stessa maniera, so che vale poco, ma se lì io so che quella previsione è relativa a del denaro e che quel denaro è ciò che muove il prezzo, fa un po' la differenza, no? È un vantaggio statistico, giusto? No, non è un vantaggio statistico. Perché, come abbiamo detto qui, noi non ragioniamo né sull'analisi grafica, né sull'analisi statistica, né sull'analisi di tutto ciò che è al di fuori delle cause. Qui andiamo a ragionare da un punto di vista di causa-effetto, cioè cos'è che muove il prezzo, il denaro. Bene, guardiamo il denaro. Punto. Non mi interessa 200 anni fa che cosa ha fatto, 20 anni fa che cosa avrebbe fatto, se non che il volume è ciò che muove il prezzo. Mi interessa sapere com'è il volume, come muovono il mercato le mani forti. Se tu ragioni con la statistica, purtroppo non ne uscirai, ma c'è un motivo logico, perché il mercato non è statistico, non si muove esattamente alla stessa maniera. Il mercato non è analisi tecnica. Tutto ciò che ha funzionato nel passato non è detto che domani funzionerà, non è detto che funzionerà alla stessa maniera. Può funzionare, ma magari funziona 6 mesi, 3 mesi, un anno, poi non funziona più perché cambia la tendenza o cambia qualcosa. Quindi dovete un po' cominciare a cambiare tutto ciò che normalmente viene insegnato o tutto ciò che normalmente viene preso come trading. Il trading non è analisi grafica, non è analisi statistica. Quello è un surrogato del trading, è un ripiego malfunzionante del trading. Il trading è riuscire a guadagnare dai mercati finanziari e l'unico modo per farlo è capire le cause. Capire una causa ti dà una stabilità di rendimento. Il fondo Medallion di Gene Simmons fa 60% anno con la statistica. Questo è quello che dice.
non si sa se è quello che fa. Bisogna avere, e innanzitutto un fondo non opera, non usa tutta la sua operatività con l'analisi statistica. Assolutamente no. Anche perché quando tu fai, hai gestione un fondo, non fai solo trading, fai investimenti, probabilmente fanno anche private equity, quindi hanno una serie di rami di investimento, no? Anche perché quando tu gestisci decine di milioni o miliardi, tu non puoi fare trading, perché non è che tu compri due o tre contratti alla volta, cinque contratti alla volta come fanno i trader privati, come siamo noi. Tu hai bisogno di allocare magari migliaia di contratti. E se tu guardi il book, tu vedi che per ogni livello di prezzo trovi 10, 20, 30 compratori e venditori, ma tu non puoi allocare 10 miliardi di dollari o 10 miliardi di euro ad un livello di prezzo. Quindi quello è tutto un altro concetto. Hanno bisogno di diversificare in maniera molto diversa e dubito fortemente che lo fanno con la statistica. Dubito fortemente che lo facciano con la statistica. Assolutamente no, anche perché quando tu cominci ad andare su degli investimenti legati all'azionario, soprattutto se operi nel medio periodo come fanno i fondi, perché i fondi, ripeto, non fanno solo trading, magari una piccola percentuale, quando tu devi comprare delle azioni diventa predominante anche tutta la parte di analisi di bilancio. Magari puoi usare anche la statistica a corredo, ma non è, diciamo, il punto focale della cosa, assolutamente. Assolutamente. Ok? Quindi, questo è una piccola digressione. Comunque, quello che mi importava farvi capire è come funziona il DNA. Ok. Poi adesso proseguiamo, vediamo anche ulteriori aspetti della cosa. Quindi eravamo arrivati che più è lungo il periodo, è più difficile per le maniforti creare scossoni da un punto di vista monetario. Di che percentuali parliamo? Partiamo da un 40% di correttezza di un giornaliero fino ad arrivare a un 75% di correttezza di un ventennale. Questo chiaramente non è l'intera strategia, ma è solo il DNA. Ora qui un 40% potrebbe sembrare poco, cioè uno dice tira una moneta, sale uscendo il 50% di probabilità, è meglio che questo indicatore. Non c'è niente di più sbagliato in questo. Perché dico ciò? Perché quando si opera a mercato bisogna tenere conto di un fattore estremamente fondamentale che è denominato ritorno su rischio. E questo fattore deve essere uguale a 4, il che vuol dire che se il mio target dell'operazione è di 400 punti, il mio rischio deve essere al massimo di 100. Se il mio target è 800 punti, rischio massimo 200. Se il mio target è 1000 punti, rischio massimo 250. Ok? In questo modo, un 40% non è affatto male. E vi spiego il motivo. Perché il 40% vuol dire 4 operazioni giuste su 10. Okay? Se io 4 operazioni giuste faccio 400 punti, ok, mi genera 1600. I restanti 6, chiaramente vado a sbagliare, io vado a perdere 100, perché opero sempre con questo ritorno sul rischio. Mi genera una perdita di 600, 1600 di incasso o un netto di 1000, solamente con 4 operazioni giuste su 10. Chiaramente la strategia può arrivare tranquillamente a 6-7 operazioni giuste su 10, quindi se io facessi invece 7 operazioni giuste a 400, io ho un guadagno di 2800, i restanti 3 che io sbaglio perdo 100. 300 li perdo, 2008 l'incasso, ne guadagno 2500. Questo è il punto, no? Quindi,
Solamente questo indicatore mi porta in un giornaliere il 40%, la strategia completa mi fa arrivare tranquillamente a 60-70% con questo ritorno sul rischio. Anche questo è un aspetto iper fondamentale. Il ritorno sul rischio è uno degli aspetti che io ritengo essenziali per avere una stabilità di rendimento. Cioè, per avere una stabilità di rendimento noi dobbiamo conoscere A, quante operazioni facciamo giuste su 10, B, il ritorno sul rischio, C, dobbiamo avere un corretto money management. Perché? Perché se voi non sapete qual è il vostro ritorno sul rischio, voi potete fare anche il 99% delle operazioni giuste su 10, ne ho viste molte di persone fare così, soprattutto quelle persone che mediano, cioè che entrano, il prezzo va al contrario, comprano più basso, poi va giù, comprano ancora più basso, poi va giù, comprano ancora più basso, al primo rimbalzo chiudono in profitto. Ok? Se voi vedete quel tipo di operatività, vedrete mesi straordinari, no? Persone che in 2 o 3 mesi fanno 10 volte il capitale, poi ne sbagliano un'operazione, il conto va a zero. Okay? Oppure in una settimana rovinano il lavoro di mesi. Questo perché? Perché non sanno qual è il loro ritorno sul rischio. Quando tu entri a mercato dovresti sapere A, quanto stai rischiando, B, qual è il tuo target di prezzo e sapere in che percentuale arriverai a prenderti quel target di prezzo e sapendo se vai in stop non deve superare al massimo il 5% del tuo capitale. Questo fattore è vitale. Senza uno di questi fattori, prima o poi perdi tutto. Perché se io non so quante operazioni giuste faccio su 10, può capitarmi in una serie, mettiamo, di sfortuna, dove ne sbaglio 20 di fila e bruciare tutto, per esempio. Oppure potrei fare mesi eccezionali e con un'operazione bruciare tutto. Potrei avere la miglior strategia del mondo, ma se io dopo 2 stop di fila brucio tutto perché sto comprando troppo rispetto al mio capitale, anche in quel caso brucio tutto, no? Quindi serve una coesistenza di questi fattori conosciuti e stabili nel tempo. Diversamente, prima o poi arriva il disastro. Questa è una cosa su cui io sono passato personalmente e penso tutti quelli che ad oggi guadagnano in questo settore all'inizio hanno fatto danni perché chiaramente all'inizio uno non ha tutte queste informazioni. Quindi è veramente estremamente vitale sapere qual è il mio ritorno sul rischio, la percentuale di operazioni che faccio in profit e controllare il mio rischio. Ok? Queste sono le 3 condizioni sine qua non per guadagnare costantemente, oggi, domani e sempre. Ovviamente per avere tutte queste 3 condizioni bisogna avere delle strategie che si basino su dei concetti solidi, quali cicli e volumi, che ti consentono di avere queste percentuali stabili. Perché se io, mettiamo che io abbia anche questi parametri, ma poi dopo 4-5 mesi io prima facevo 7 operazioni giuste su 10, adesso ne faccio 3 perché sono sballati dei parametri, a quel punto sono comunque a piedi, no? E devo avere questi parametri stabili nel tempo. Per averli stabili devo avere sotto dei concetti altrettanto stabili che governano il movimento del mercato. Okay? E non sono dei valori arbitrari, cioè non è che io mi invento, entro a mercato, metto il take profit a 400 e lo stop loss a 100, perché ci devono essere delle logiche che mi fanno capire che arriverò lì e che ci arriverò per il 70% delle volte, perché se no chiaramente stiamo mettendo ciò che mi piacerebbe e non ciò che è. Quindi questo è il ritorno sul rischio, è uno dei fattori super importanti che probabilmente meno del 10% dei trader sa come calcolare o ha ben presente quando opera. No, la strategia non va modificata e non si rompe con il tempo per il motivo che ti dicevo prima, proprio perché andiamo a individuare le cause del movimento sono quelle oggi, saranno quelle fra 100 anni e lo sono sempre state. Solo nel momento in cui tu usi analisi statistica o tecnica, sei sempre alla ricerca di ciò che funziona. Faccio un esempio: se io individuo che negli ultimi 4 mesi, dopo 2 candele daily verdi, ce n'è una rossa, e io uso quello come metodo, magari mi dura per altri 2 mesi, guadagno, poi vedo che non funziona più, devo trovare un altro metodo che in quel momento si sta ripetendo. Ma così sei sempre alla ricerca di qualcosa che per fortuna
sta funzionando e speri che funzionerà. Non è il nostro modo di fare trading e non penso che sia un metodo che ti puoi portare tanto avanti nel tempo. Mi spiego? Ottimo. Ciò che può modificarsi non è la strategia, ma è la temporalità di investimento. Sì, faccio un esempio. Oggi esiste il ciclo a 4 giorni, ma esiste perché muovono il denaro ogni 4 giorni. Se d'ora in poi muovono il denaro ogni 3 giorni, il ciclo diventa 3, ma con gli indicatori te ne accorgi perché tu segui il denaro. Questo è ciò che può cambiare, ma non la logica. La logica è sempre quella rimarrà. Tutto chiaro? Se è tutto chiaro, proseguo. Se tu te ne accorgi e capisci che non gira più 4 giorni, i volumi non si muovono più e i cicli non sono più in quei termini, e riesci a capire quali sono i termini che stanno girando. Assolutamente sì. Ok. Detto questo, proseguiamo. Essendo quindi la previsione inerente ad un determinato ciclo può essere utilizzata con profitto durante il trading o negli investimenti di lungo periodo. Per fare ciò dobbiamo capire i punti di forza e debolezza del DNA affinché lo si possa utilizzare al meglio. Diciamo che sono quelli che abbiamo visto precedentemente, qui ve li riepilogo, cioè sviluppato su asse zero, quindi è senza tendenza. Vuol dire che mi evidenzia un'area di minimo, un'area di massimo in relazione al ciclo su cui è tarato e permette di individuare massimi e minimi con strabiliante precisione. Ok? Amore? Ok, proseguiamo. E questo è quello che abbiamo visto. Ora vediamo un altro esempio. Qui abbiamo un esempio con due DNA. Qui abbiamo il DNA del 4 giorni e qui abbiamo il DNA del 2 giorni. Quello che osserviamo e quello che vi voglio spiegare è un'ulteriore miglioria. Ok? Perché io ho inserito due DNA di due diversi periodi? Li ho inseriti per il fatto che vi ho spiegato all'inizio che nel momento in cui parte in qualsiasi ciclo, mettiamo questo, partono sempre anche tutti i cicli inferiori, no? Quindi in 4 giorni composto da due cicli a 2 giorni, che sono composti da due cicli giornalieri e così via. Quello che è importante capire, e che vi ho spiegato prima, che nel momento in cui parte o finisce un ciclo, partono o finiscono anche tutti i cicli inferiori. Ok? Quindi, nel momento in cui ho un minimo del DNA del 4 giorni, questo è il 4 giorni, questo è il 2 giorni, ci deve essere anche un minimo del DNA 2 giorni. Ok? Questo va ad aumentare le probabilità di correttezza della mia previsione. Quindi, io qua, qual è l'idea che mi posso fare guardando il grafico? Questo qui è un grafico del FTSE MIB con time frame a 5 minuti. Guardando questo grafico qua, co che cos'è che posso ipotizzare per il futuro? Beh, innanzitutto dovrei sapere se questo 4 giorni, che è ciò che mi interessa individuare, è rialzista o ribassista. Qui faremo entrambe le ipotesi, ma chiaramente vi devo spiegare ancora come fare. Se quel ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta. Ora, se il ciclo è rialzista, io
io ho bisogno, avrò questo tipo di andamento, quindi minimo finale più alto di quello iniziale, avrò un'area di, avrò una salita più ampia della discesa ed un massimo vicino al minimo finale. Quindi quello che io mi aspetterò da questa tendenza è una cosa di questo tipo. Ok? Perché qui devo avere il minimo del primo 2 giorni, il quale, essendo dentro una tendenza di rialzo, deve essere superiore a quello di partenza. Poi ho il secondo 2 giorni, dove il massimo del secondo 2 giorni collimerà col massimo dei 4 giorni, e il minimo finale deve essere più alto del minimo iniziale. In questo caso io avrò un ciclo a 4 giorni, con all'interno i miei cicli a 2 giorni. Ok? Questa è la casistica rialzista. Se invece io dovessi avere avanti un ciclo ribassista, ciò che io mi aspetterò è un'andatura di questo tipo, no? Quindi fase di ribasso più ampia di quella di rialzo, il massimo vicino al minimo iniziale e il minimo finale più basso di quello iniziale. In questo caso io dovrei trovarmi una roba di questo tipo. Ok? E in questo caso io cosa ho? Avrò il massimo del primo 2 giorni, sarà il massimo del 4 o sarà in area massimo del secondo. Il primo minimo che corrisponderà al minimo dei 2 giorni, chiaramente questa è la partenza per entrambi, e il secondo ciclo a 2 giorni mi porterà il minimo finale più basso rispetto al minimo iniziale, e in questo caso io avrò il mio 4 giorni che è formato da 2 cicli a 2 giorni. Ok? Quindi di fatto in questo caso abbiamo visto anche un'ulteriore miglioria che va a contemplare i cicli inferiori, no? Perché abbiamo detto che quando parte un ciclo devono partire anche tutti i cicli inferiori. Chiaro fino a qua? Ok? Bene. Gli altri? Tutto chiaro? Dubbi, domande? Ottimo. Molto, molto bene. Ok, ora andiamo a vedere se è tutto chiaro per tutti, un esempio sul mercato. Diamo la strategia nel suo specifico. Allora, qua abbiamo, questo qui è un prezzo di oggi, nel senso che questo è il prezzo in tempo reale del DAX a 1 minuto. Qui abbiamo un DNA giornaliero con un indicatore di ciclo giornaliero, ma prima di fare delle ipotesi su questo, mi devo introdurre un ultimo concetto. Noi abbiamo detto che abbiamo sia cicli rialzisti sia cicli ribassisti, no? Come è normale che sia. Abbiamo visto che il ciclo rialzista è un ciclo che ha una fase di rialzo più ampia di quella di ribasso e viceversa, no? Un concetto che abbiamo ripetuto un po' di volte. A livello operativo, io traderò solo ed esclusivamente il long su un ciclo rialzista e solo ed esclusivamente uno short nel ciclo ribassista. Queste due fasi, una e due, io non le trado. Ora qui potrebbe nascere la domanda, ma perché non le trado se comunque le individuo? Non le trado perché in questi punti il mio ritorno sul rischio è sicuramente inferiore di 4. Siccome noi dobbiamo cercare i punti in cui il ritorno sul rischio è 4 volte o superiore, quei punti lì non mi interessano, perché rappresentano un rischio troppo grande rispetto a quello che mi interessa. Ok? Ora, a questo punto io
Devo capire se un ciclo è rialzista per poter andare a prendermi il minimo o se un ciclo è ribassista per capire di aspettare il massimo e shortarlo. Come si fa? Si guardano, come abbiamo detto, i cicli superiori. Quali nello specifico? Si guarda un ciclo di 4 ordini superiore rispetto, partendo da quello che mi interessa. Quindi abbiamo il giornaliero, che è quello che voglio tradare, i 2 giorni, i 4 giorni, l'8 giorni. L'8 giorni è quello che mi darà la direzionalità del trade. Chiaramente questo si può fare anche su altri cicli, cioè se io volessi tradare il 3 ore, abbiamo 3 ore, 6 ore, 12 ore giornaliere. Se io volessi tradare il 4 giorni, 4 giorni, 8 giorni, 16 giorni, mensile. Voglio tradare il mensile, guardo un annuale. Quindi questo concetto si può utilizzare per tutti i cicli, ok? Quindi a questo punto io lo vado a vedere su un ciclo a 8 giorni, che mi darà la mia direzionalità. Prendiamo un ciclo a 8 giorni, che io chiaramente vi ho già preparato qua e già diviso in sottocicli. Ora, questo è un ciclo a 8 giorni. Ok, che parte da qua a questo. So che è un ciclo a 8 giorni perché questo indicatore di ciclo è stato settato su un ciclo a 8 giorni. Ok? Possiamo guardare sui grafici veri e in diretta, perché tutto questo era una presentazione online. Questo è il grafico in diretta. Cioè, questo è il prezzo del DAX ad adesso. Vedi? Questo è un mercato aperto. Rimane aperto ancora un'ora, però se tu apri il grafico del DAX, questo è il prezzo che batte in questo momento in cui io sto parlando. Quindi qui siamo sui grafici in tempo reale. Eh? Il fatto che ci sia una presentazione non vuol dire che non siamo in tempo reale. La presentazione serve a farti capire come guardare le cose, no? Ma dopo facciamo un'analisi completa. Però qui siamo in tempo reale. Se non era chiaro, ve lo rispiego. Ora, come dicevo, dobbiamo guardare un 8 giorni. Come lo dobbiamo vedere? Sappiamo che questo è un 8 giorni perché c'è un indicatore di ciclo che mi dice che quello è un 8 giorni, che parte da questo punto e arriva a questo punto. Chiaramente, essendo un 8 giorni, è formato da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cicli giornalieri. Ovvio che sia, no? E come sono fatti questi cicli giornalieri? Beh, si vede chiaramente quando l'8 giorni sale, cioè la sua velocità è sopra l'asse dello zero, tutti i sottocicli hanno questo tipo di conformazione. Quindi fase di rialzo più ampia di quella di ribasso. Quando invece la velocità è sotto l'asse dello zero, quindi nella parte di destra, vedete tutti i sottocicli sono fatti in questa maniera. Ok? Quindi in questo caso avrò una tendenza di ribasso più ampia rispetto a quella di rialzo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io per tradare il ciclo giornaliero devo guardare la velocità del lotto. Se la velocità del lotto è sopra l'asse dello zero, io farò sul giornaliero solo un'operazione in long perché so che il ciclo sarà così. Se invece io ho la velocità dell'8 giorni sotto l'asse dello zero, io farò solo ed esclusivamente sul giornaliero un'operazione in short perché mi aspetto un ciclo giornaliero fatto così. E la differenza di tendenze è ampia, no? Se io guardo, ve le evidenzio qui, le tendenze rispetto a qua, chiaro che c'è una bella differenza, no? Quelle in discesa ve le faccio viola, così si riconosce rispetto al rosso. Ok? Ora guardate qua. Beh, è chiaro che la tendenza viola a sinistra rispetto a quella blu è nettamente diversa, no? Come quella viola rispetto alla blu a destra. Cioè, se voi provate a tradare questa salita, quando improvvisamente arriva una fiammata al ribasso, è un ottimo modo per bruciare soldi. E lì sicuramente brucerete soldi. Perché? Perché con una velocità dell'8 giorni così bassa, da un momento all'altro arriva una fiammata al ribasso. E andarsi a prendere questi pochi punti quando io me ne rischio
centinaia dalla parte opposta è totalmente insensato. Stessa cosa andare a prendere questo piccolo ribasso, quando improvvisamente parte una fiammata al rialzo. Quando la velocità degli 8 giorni è così, succede questo. E quello che io devo fare invece è tradare nella direzione dell'8 giorni, il che vuol dire qui identificare i minimi, andare in long, uscire sui massimi, aspettare il minimo, andare long, uscire sul massimo, aspettare il minimo, andare long, uscire sul massimo, aspettare il minimo, andare long, uscire sul massimo e così via. Dall'altra parte si fa il contrario. Qui invece, qui può nascere, diciamo, un ulteriore, diciamo, se vuoi, ottimizzazione della strategia. Cioè, quando io sono qua, io che cosa ho? Ho una velocità che si avvicina all'asse dello zero. Dico bene, il mio 8 giorni è più o meno a metà. Perché è più o meno a metà? Perché sono passati 4 giorni, no? Uno, due, tre, quattro giornalieri. Ok? Di conseguenza, io so che il mio 8 giorni è in fase di inversione. E se è in fase di inversione, è ovvio che so che mi aspetterò una lateralità e poi un'inversione di tendenza. O lo trado con molta più attenzione. Mettiamo che io prenda la scelta più prudenziale, non lo trado, io aspetto il successivo minimo, vedo che la velocità è sotto, quindi aspetto il massimo via short. Aspetto il massimo via short. Aspetto il massimo via short. Ok? Questo è tradare con un ritorno sul rischio di questo tipo. Perché vi dico questo? Prendiamo per esempio questo giornaliero qui, che non è neanche uno dei più, diciamo, influenti, o dei più, come posso dire, dei più ampi. Considerate che un giornaliero del DAX di media fa 200 punti. 200 punti di DAX sono 5.000 euro con un contratto pieno, perché sono 25 euro a punto. Poi mini, perché sono 5 euro a punto e 200 euro con un contratto micro. Quindi abbiamo la possibilità di fare anche veramente molti soldi ogni singolo giorno. Però prendendo questo giornaliero qua, noi partiamo da 15.382, arriviamo a 15.590, siamo a 210 punti contro 60 di discesa, non abbiamo 210 in salita e 60 di discesa. Ora, solamente la differenza tra salita e la discesa, abbiamo una salita che è tripla della discesa. Ma attenzione, il mio rischio non è tutta la discesa, perché io entrerò nel minimo. Quindi non è che io entro long qui, entrerò long in quest'area. Se io entro long in quest'area qui, potrà venire incontro di 10-20 punti, ma poi me ne partono 200 nella direzione giusta, no? E non può succedere che nel momento in cui io entro nell'area del minimo del giornaliero, long, con una velocità dell'8 che è in cielo, mi pianta una fiammata al ribasso come succede in quest'area qua. Questo non succede. Quindi qua il mio ritorno sul rischio è 4 o più rispetto a una qualsiasi operatività, no? Quindi io qua ho un ritorno sul rischio che è può essere anche più di 4, no? Però è sicuramente come minimo 4. Ma i volumi non sono rappresentati separatamente ad istogramma, sono inglobati nel DNA. Allora, no, gli indicatori di istogramma non hanno una connotazione tanto utile perché non hanno un concetto di ciclicità. Ok? Quindi noi dobbiamo sempre ragionare con cicli e volumi in fase ciclica, okay? Che non sono le analisi volumetriche normali. Noi poi spiegheremo anche all'interno del percorso formativo come il volume profile settato ciclicamente. Cioè, concettualmente cosa significa? Significa, ok, in questi 8 giorni, dove sono i volumi? Quando sono entrati i volumi? Perché se tu sei qui e i volumi non sono ancora entrati, tu non entri a mercato. Man mano che il prezzo sale, se qui entrano volumi, allora tu entri. Ma a te interessa capire i volumi nel tuo periodo temporale, no? Quindi tu devi andare ad analizzare i volumi dentro una ciclicità, perché se tu non guardi questo in fase ciclica e
e vedi che qui ci sono dei volumi enormi, ma sono volumi che sono entrati un anno fa, nella mia operatività di oggi possono presentare un punto di resistenza, ma non è che mi danno un impulso alla tendenza, okay? Quindi vanno guardati in fase ciclica. Ma chiaramente questo non lo spiegherò oggi per ovvi motivi di tempo, ma sono spiegati all'interno dei nostri percorsi formativi, no? Però voglio farti capire che tutto ciò che noi andiamo a vedere ha una connotazione che, da un punto di vista ciclico, è anche confermato dalla volumetria. Ora, se noi andiamo alla situazione di adesso, noi come la vediamo? Andiamo giusto a vedere qualche ciclo prima, no? Qua si vede chiaramente, no? Che quando la velocità è sotto, guardate che tonfi fa il prezzo, quando la velocità è sopra, guardate che salite. Se in queste salite voi provavate dei short, vi facevate male. Se in queste discese facevate dei long, vi andavate a fare male, no? Quindi ad oggi noi abbiamo una velocità che sta per rompere l'asse dello zero al ribasso, quindi siamo arrivati vicino a un'area di massimo di un 8 giorni. Quindi a livello operativo, io in quest'area che avrò il minimo del giornaliero. Quindi io che cosa mi andrò a aspettare nella giornata di domani? Aspetterò questo. Il prezzo probabilmente farà questo. Andrà su in quest'area, poi farà boom. Ok, quindi noi a livello operativo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare questa roba qua. Io qui non entrerò long perché ho la velocità dell'8 che mi sta incrociando al ribasso. Quindi io cosa devo fare? Devo aspettare il massimo della giornata di domani, qui me lo indica intorno a mezzogiorno. Quando io avrò il massimo della giornata di domani, ovvero il prezzo in corrispondenza al DMA qua, la velocità che rompe sotto, io qui prenderò uno short. Chiaramente ci sono anche altre conferme, volumi, eccetera, però qua si andrà in short. Una volta arrivato al minimo si esce. Ci sarà un altro ciclo giornaliero per questo e io allo stesso modo dovrò attendere anche l'indicatore di ciclo che farà questa roba qua. Ora, il disegno non è tanto preciso, ma penso che abbiate capito il concetto. Quindi, una volta arrivati su questo minimo, si esce sul nuovo massimo con anche DNA che mi indica massimo, chiaramente. Io devo avere una corrispondenza, il massimo del DNA, rottura della velocità, e questo è uno short che mi porterò fino al minimo, e così via. Ok? Chiaramente, se la velocità dell'8 giorni torna sopra, al posto che fare i short, farò solo i rialzi, quindi i long. Questo è il concetto di questi indicatori qui ed è come siamo riusciti a rendere il trading, diciamo, il più semplice possibile. Perché dico questo? Perché effettivamente l'operatività con degli indicatori di questo tipo, che contemplano delle variabili così solide che funzionano nel tempo, con dei punti di ingresso ben visibili, con dei ritorni sul rischio, un corretto money management, allora il trading diventa veramente alla portata di tutti. Noi siamo arrivati a questi risultati dopo veramente molti anni. Questi sono indicatori che non ho sviluppato io, ma li ha sviluppati il mio socio che fa questo lavoro da 20 anni, e questi indicatori sono frutto di più di 15 anni di ricerca, quindi non sono nati ieri e non è frutto di un qualcosa che è uscito dall'oggi al domani, ma c'è tanto studio, tanti soldi persi, tanta fatica dietro. E in questo modo noi abbiamo dato una speranza al settore, nel senso che io stesso, prima di arrivare a prendere questa conoscenza, i miei risultati non sono certo quelli di oggi, non mi vergogno a dirlo perché è la realtà, ma nel momento in cui uno vuole fare, deve avere qualcosa di solido che può applicare e che può applicarlo sempre alla stessa maniera, perché se si deve mettere a interpretare, se si deve mettere a intuire, primo, può essere che non ci riuscirà mai. Secondo, può essere che la sua intuizione fra un mese non funzioni più. No, non è discrezionale.
Questo è un altro grandissimo vantaggio, perché il fatto che una linea vada sopra o sotto non è che secondo me è sopra, secondo me è sotto, cioè qua la linea tratteggiata è sotto per me, per te, per chiunque guarda. Qui noi diamo dei punti di svolta che devono essere così per tutti, senza, ah no, ma secondo me io ho visto una cosa e tu non hai visto un'altra. Quello è. Ed è per questo che abbiamo, come dicevo prima, dato speranza al settore, perché siamo in un settore dove più o meno tra l'80 e il 90% delle persone perde soldi. Il motivo per cui perde è dato da una serie di fattori. È dato dal fatto che abbiamo, da una parte, una scarsità di informazione valida, cioè tutto ciò che si trova di formazione in questo settore è analitecnica, analisi interpretativa, cioè sono tutte analisi o che sono basate sul nulla, cioè non hanno delle logiche sotto, oppure quando hanno delle logiche sotto richiedono di interpretare. Queste due cose, entrambe queste due cose purtroppo, A, non sono per tutti e due, è difficile che performi nel tempo. Quindi ci voleva qualcosa che fosse da un lato basato su delle variabili estremamente solide e che tutti potessero applicare una volta imparato. E in più, molti, questo è un altro fattore del fatto che tra l'80 e il 90% delle persone perdono soldi, è che molti interpretano questo settore come un modo per fare soldi facili. Sappiamo che non è così, quindi se tu entri al mercato e pensi di fare trading leggendoti un libro o sentendo, potresti farci vedere un'equity dei ritorni. Allora, abbiamo anche un'equity esposta sul sito con più di 1200 operazioni, però quello che mi preme a me è che tu non valuti in base a un'equity, cioè tu devi capire il perché una strategia funziona, perché è solo questo che ti dà una garanzia che anche tu potrai fare risultati, no? E tu devi apprendere come mai funzionerà, cioè quali sono le logiche e se non è discrezionale, perché se tu vedi un equity che fa il 500% all'anno, mettiamo, ma quei numeri sono fatti da qualcuno che interpreta perché in qualche modo ha un talento naturale nell'interpretare, tu di quella equity non te ne fai nulla, perché se tu metti in pratica quelle cose e tu non hai quelle abilità soggettive di chi fa quei numeri, non ha nessun valore una equity. Quindi quello che io ritengo essere di molto più valore è capire le logiche di perché qualcosa funziona, perché qualcosa funzionerà e in che modo tu la puoi applicare oggi, domani e sempre. Questa è la cosa che ti fa capire se una strategia è buona o meno. Non è un'equity. Posto che le equity possono essere manipolate, io posso partire un'equity fake e tu manco te ne accorgi. Ma a parte quello, non voglio entrare in questi discorsi di dire che altri fanno questo. Al di là di questo, anche se ci fosse un'equity seria di uno che fa veramente tanti numeri, ma quei numeri derivano dalla sua esperienza, dalle sue intuizioni, tu non hai detto che possa fare lo stesso. Quindi ciò che ti serve è qualcosa che funziona oggi, domani e sempre, che abbia una stabilità di rendimento e che lo puoi applicare. E questo lo capisci dalle logiche. Detto ciò, abbiamo un'equity di più di 1300 operazioni, di un'operatività intraday sul nostro sito, dove in più o meno un anno e 7 mesi ha generato 130.000 euro di profitti da un capitale di 40.000. Quindi sono un 300% più o meno in un anno e mezzo. Ma ripeto, non devi valutarlo in base a questo, devi valutarlo in base a quello che ti ho spiegato. Questo è il modo migliore, ok? Quindi da lì noi abbiamo sviluppato un percorso formativo che si chiama All Inclusive della Top Trading Academy, che è questo, è formato da una serie di video corsi. Sono più di 100 video, chiaramente non sono tutti lunghi come questo webinar, in totale stiamo parlando di 20 ore di formazione che ti portano anche da zero a capire come funzionano i mercati, quali sono i nostri indicatori,
come funzionano e hanno lo scopo di far sì che tu li possa applicare esattamente come ti viene insegnato. Alla fine del percorso formativo ti diamo gli indicatori in mano, quindi tu li puoi mettere in pratica, e in più una volta alla settimana facciamo un incontro dove puoi fare domande, puoi chiedere qualsiasi tipo di cosa per il supporto. Okay? Questo è tutto ciò che serve per effettivamente generare una persona performante, cioè gli serve la teoria, deve capire, dall'altra parte deve essere messo nelle condizioni di mettere in pratica, di essere aiutato se ci sono problemi. E questo è tutto quello che abbiamo fatto. Da qui ti voglio fare una domanda: quanto vale una strategia che con 5.000 euro potrebbe farti fare anche solo 1.000 euro al mese di profitto? La risposta a questa domanda è senza dubbio tantissimo vale, ma non solo perché ti dà un ritorno, ma anche perché ti dà tutta quella conoscenza che ti evita quell'enorme ammontare di errori che senza dubbio faresti, e ogni errore, soprattutto all'inizio, lo paghi caro, cioè ogni volta che sbagli in borsa perdi soldi. Quindi nel momento in cui tu non sai quello che stai facendo, fai un'operazione, sbagli, li perdi magari 200, 300, 1.000 euro, quelli sono soldi buttati. Sono soldi buttati perché non hai imparato niente. È semplicemente un buttare soldi. In questo modo tu hai non solo qualcosa che funziona, ma eviti di buttare tempo e soldi in qualcosa che non funziona. È un valore elevatissimo. Poi siamo anche in un periodo storico che oggi più che mai congeniale a questo tipo di settore. Cioè, considera che la borsa muove più di 30 volte il PIL mondiale ad oggi e cresce a più del 10% l'anno. Questo è un dato importante, cioè vuol dire che sempre più soldi vanno nel mercato finanziario rispetto all'economia reale. Ok? Ed è sempre di più così, vuol dire che sempre più anche multinazionali spostano il business dall'economia reale alla finanza, e questo genera crisi nell'economia reale, ma non sono crisi per mancanza di denaro, semplicemente il denaro non va lì, ma va da un'altra parte. Ok? E se mettiamo insieme al fatto che siamo in un periodo storico dove la tecnologia comunque è molto avanti, le imprese automatizzano sempre di più i processi produttivi, le intelligenze artificiali sono usate sempre di più e in tutti i campi, questo vuol dire che ci sarà sempre meno bisogno di manodopera. Quindi i soldi vanno nella finanza, nell'economia reale c'è meno business e quello che c'è viene soppiantato da macchine. È chiaro che fra qualche anno, probabilmente neanche molti anni, se non hai un reddito da attività finanziaria, potresti non averne più uno. Ok? Quindi è un fattore su cui prestare attenzione. Anche il fatto che questo è un settore che ti dà grandissime opportunità. Cioè, nel trading fare 100 euro al giorno, 1.000, tecnicamente è la stessa cosa, e lo puoi fare allo stesso modo, dipende chiaramente da quanti soldi impieghi per ogni singola operazione. In più è un'attività, perché io la considero comunque un'attività imprenditoriale, che richiede un investimento veramente minimo. Ad oggi, se tu vuoi aprire un'attività, hai bisogno almeno di decine di migliaia di euro tra apertura della società, prendi i locali o i capannoni, i macchinari, cioè richiedono investimenti solidi. In un momento dove, come dicevamo prima, non è che ci sia tanto benessere tra le persone, quindi uno che apre un ristorante, uno che apre un'attività, un negozio, le probabilità che arrivi a fare risultati sono molto rare, no? Mentre in questo settore tu puoi iniziare con un PC, una connessione e tra 6 mesi fare anche centinaia oppure migliaia di euro al giorno potenzialmente. Sì, i nostri studenti stanno ottenendo molti risultati. Io ho anche studenti che fanno migliaia di euro al giorno. Okay? Ci sono arrivati anche in meno di un anno. Quindi questo è quello che voglio farvi capire, no? Che qua c'è non solo la possibilità di iniziare con poco, ma la potenzialità di crescita e l'arrivo è estremamente raggiungibile, probabilmente più qua che in una qualsiasi attività fuori da
fuori dalla finanza se tu inizi da zero. Questo è quello che voglio farti capire. Con questo non dico che è una bacchetta magica, chiaro che richiede comunque impegno, un minimo di studio e di applicazione, ma si può fare. Questo è quello che voglio passarti. La nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza, la conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti. Chiaramente i 15 anni di esperienza, non, come dicevo prima, non partono da me, ma dal mio socio che fa questo lavoro da 20 anni. Un videocorso con più di 100 video, con più di 20 ore di contenuto, con vera operazione a mercato aperto, videocorso che puoi guardare, a rivedere, a tuo piacimento per sempre. Quindi non hai limiti. I nostri indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta, questo vuol dire che, scommettiamo che acquisti oggi, fra un mese, quindi a fine settembre, hai studiato tutto e richiedi gli indicatori. Dal momento in cui tu li prendi in mano, passano 6 mesi e sono inclusi, dopodiché hanno un rinnovo annuale. Chiaro che in 6 mesi di operatività dovresti chiaramente riuscire a fare già dei numeri importanti. Quindi il rinnovo dovrebbe essere automatico e non lo considero nemmeno un costo. Una volta a settimana faremo una live di domande e risposte in cui verranno chiariti i dubbi e verranno fatte analisi a mercato. Per sempre, quindi anche questo non ha scadenza. Quanto vale tutto questo? 5.000, diciamo che questo era un prezzo che inizialmente pensavamo di richiedere, nonostante non ci sia costato solo di soldi persi almeno 10 volte tanto. Però è chiaro che non è un prezzo che posso chiedere a chi inizia se voglio fare un qualcosa che sia per tutti. Quindi abbiamo deciso di venderlo a un prezzo simbolico di 1.647. Possono sembrare molti per alcuni, ma ti garantisco che è nulla. A me è capitato di perdere in meno di un giorno senza capire il perché. Se hai mai fatto trading, sai benissimo che può capitare, no? Quindi è un qualcosa che con questa somma tu non solo eviti di perdere un sacco di soldi, ma hai già la tecnologia che ti serve per riuscire a fare profitti. Questo è un valore veramente estremo, perché questi soldi qui potenzialmente in 6 mesi, un anno, puoi arrivare a farti al giorno. Questo è ciò che bisogna ambire, no? E a quel punto è un investimento pazzesco. Quante ore di impegno servono al giorno? Allora, dipende da te. Cioè, queste, come dicevo prima, sono strategie che si applicano sia nel breve che nel medio, nel lungo periodo. Quindi sei tu che devi scegliere il periodo ciclico che si adatta alle tue esigenze, al tempo che hai. Chiaro che se tu hai un lavoro tradizionale, diciamo così, dove sei 8 ore al giorno fuori di casa, non puoi operare in intraday, dove magari un'operazione ti dura qualche ora. Dovrai operare su un ciclo 4 giorni o a 8 giorni, dove fai un'operazione a settimana. A quel punto tu puoi guardare il grafico la sera, sai già se il giorno dopo ci sarà un'operazione o meno. Okay? Quindi in relazione al tempo che hai, tu trovi il tuo ciclo operativo. Oppure fai un'operatività di medio periodo all'inizio. Poi, quando hai qualche mattina libera, farai anche operatività di breve periodo. Quindi, con lo stesso concetto, tu lo applichi a tutti i mercati e a tutti i periodi. Ovviamente, tutti i nostri studenti, o la maggior parte, il 95% delle persone che acquistano il nostro corso sono persone che hanno un lavoro. Quindi, partono con un'operatività di medio-lungo periodo che ti richiede 10-15 minuti al giorno, poi, man mano, che magari si ritagliano sempre più tempo dal lavoro o quando riescono, fanno per attività di breve fino a che possono diventare anche professionisti e fare solo quello. Ok? Ora ti voglio fare un altro regalo. I primi 5 che hanno deciso di diventare profittevoli e hanno deciso di comprare entro domani alle 13 avranno un ulteriore sconto aggiuntivo di 300 euro. Questo è tanta roba, il prezzo diventa 1.347. Pagabile con carta, bonifico, PayPal o finanziamento. Quindi considera che PayPal già ti permette di dividere in tre il costo con una rata ogni 30 giorni a tasso zero. Sono tre rate da 447. Oppure siamo convenzionati con una finanziaria che con un finanziamento ti consente di acquistare il corso anche con rate da 50-60 euro. Quindi è veramente alla portata di tutti.
questi strumenti, con questo supporto, eccetera, non ci sono più scuse, no? Se non guadagni è perché o non ti vuoi impegnare o stai cercando la scorciatoia. Ma sappi che la scorciatoia non esiste. Chi ti promette gestioni o segnali o cose così, primo è illegale in Italia, quindi sta già facendo una pratica illegale. Di conseguenza non ci porterai a casa nulla. Quindi qua hai la possibilità, con un percorso strutturato, che non è un percorso universitario, sono 20 ore, col supporto di arrivare a fare i numeri. Questo è. Ora, per fare l'acquisto, potete farlo con carta e PayPal sul nostro sito, qui, vi metto qua il link. Allora, ecco. Dopodiché, se fai con PayPal trovi già il prezzo scontato, se invece fai acquista, quindi vuoi decidere di fare con carta, puoi inserire il codice sconto che è sconto 300, quello che ho inserito qua, e a quel punto ti verrà abbattuto il prezzo. Se vuoi invece fare con bonifico o con finanziamento, puoi scrivere una mail alla info chiocciola toptradingacademy.com oppure puoi mandare un WhatsApp a questo numero. Mandami un WhatsApp se vuoi parlare con me perché sono all'estero ancora in vacanza. Quindi sul telefono normale non rispondo. Cosa diresti a chi vede un sacco di formatori in giro se guadagni più di 1000 euro al giorno, perché fare formazione? Allora, questa è una domanda che mi fanno in moltissimi, Alberto, e mi fa piacere che tu me l'abbia fatta perché ti voglio rispondere. Questa è una domanda classica di chi non ha ancora generato soldi con il trading, tendenzialmente, magari tu li hai fatti, non lo so, però tendenzialmente così. E la risposta è questa. Allora, quando tu fai trading a un livello professionale per molti anni, ti togli il problema del denaro, no? A livello monetario, diciamo che riesci a soddisfarti. A quel punto il trading diventa anche un'attività che ti dà molta libertà, perché il trading è quello, no? Cioè non è che devi stare lì col dito continuamente, hai una grande libertà e un relativo ammontare di denaro. A quel punto noi, comunque siamo imprenditori anche, abbiamo anche altre attività e ci piace fare questo, questa è la nostra passione. Noi siamo riusciti a sviluppare veramente decine di sistemi di trading, decine di indicatori perché siamo estremamente appassionati. Quindi noi continueremo a ricercare e continueremo a fare trading indipendentemente da quanti soldi abbiamo, indipendentemente da tutto, perché è la nostra passione. E siccome è la nostra passione e abbiamo tempo per farlo, abbiamo deciso di creare un'Academy per due motivi. Primo perché è un ulteriore ramo aziendale e secondo perché io ad oggi ho tre studenti che collaborano con me e mi stanno aiutando a generare un punto di riferimento per le persone che vogliono imparare e ci stanno aiutando anche a sviluppare nuovi sistemi, nuove strategie, eccetera. Quindi questo è il nostro obiettivo. Ma la risposta a questa domanda tu la puoi trovare anche guardando in altri settori, no? Cioè, uno non è che fa le cose esclusivamente per soldi, se no io ti potrei chiedere, ma perché Valentino Rossi ha un'academy per insegnare ai giovani ad andare in moto? Di certo Valentino Rossi non ha bisogno di soldi, no? Ha un patrimonio che è da centinaia di milioni. Perché un grande chef che magari fattura 20-30 milioni all'anno con 10 ristoranti stellati nel mondo, fa un'accademia dove insegna a cucinare. Puoi trovare mille altri esempi, no? Perché? Perché alla fine uno, se è diventato molto bravo o a un certo livello in un settore, è perché ha grande passione e lo fa indipendentemente dal ritorno economico. Ma lo puoi vedere anche nel calcio, no? Ci sono ex calciatori che diventano allenatori. Non è che diventi allenatore perché hai bisogno di soldi, no? Ce ne sono tantissimi di esempi. Questo ti fa capire che fanno quello perché hanno grande passione, non perché hanno bisogno di soldi. E questo è il motivo per cui noi facciamo anche formazione. Poi il fatto di fare formazione non mi impedisce di fare trading, assolutamente.
Io dedico normalmente più il pomeriggio all'Academy, a dare assistenza, a rispondere a domande, a parlare con persone che sono interessate, tendenzialmente il mattino a fare trading, ma la mia operatività ormai non è più quella di stare davanti allo schermo tutto il tempo, ma di fare un'operatività un po' più morbida, quindi farò quattro operazioni al mese, sono più che sufficienti per fare numeri, eh. Con quattro operazioni al mese tu puoi fare... Con un DAX pieno stiamo parlando di 25 euro a punto, con due DAX pieni 50 euro a punto, quindi insomma riesci a vivere molto bene. Questa è la risposta. Ultima domanda tecnica, non funzionano su MetaTrader gli indicatori, è possibile automatizzare? Allora sì, funzionano anche sull'MT4, funzionano MT4, multicharts.net, multicharts normale e NinjaTrader. Ora, la cosa che io consiglio è di andare sulla multichart.net per due motivi. Primo perché l'MT4 è una forma gratuita, vecchia, lenta, dà un po' di problematiche di velocità quando hai questi indicatori qui, comunque che hanno una mole di calcolo importante. E soprattutto non hai tutta la parte volumetrica. Primo perché l'MT4 non ha gli indicatori volumetrici e secondo perché normalmente si aggancia a un broker di CFD. I broker di CFD sono broker di un mercato non regolamentato dove i volumi non sono quelli ufficiali. Di conseguenza puoi avere un po' di problematiche in tal senso. Con la Multicharts invece hai una piattaforma super professionale con gli indicatori volumetrici che ti servono, veloce. È una piattaforma che normalmente costa quasi 2000 euro lifetime, ma noi abbiamo trovato un broker americano che te la dà gratis. Quindi tu apri un conto da 100 euro su questo broker, ti dà A la fornitura dati del mercato regolamentato ufficiale da un fornitore di dati super, che è uno dei migliori al mondo, che è CQG. Hai la piattaforma professionale che normalmente costerebbe 2000 euro e il tutto con un deposito di 100. Da lì tu hai tutto il tuo cruscotto operativo, poi dopo se vuoi mettere le tue operazioni su un altro broker lo puoi tranquillamente fare senza nessun tipo di problema. Ok? Allora, Interactive Broker si aggancia alla Multicharts, però se tu usi la Multicharts che ti fanno avere quelli di AMP Future, che è il broker che te la dà gratis, te la dà ma è vincolata a loro. Quindi tu puoi utilizzare solo loro come fornitore di dati. Ma questo è un falso problema perché tu lo puoi usare nell'analizzare e puoi inserire gli ordini su Interactive. Quindi puoi usarlo solo come una piattaforma di analisi se non vuoi operare lì dentro. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Ok. Perfetto, quindi clicca pure per andare all'acquisto. Chiunque sia interessato, ripeto, al finanziamento o al bonifico, validati per fare il bonifico, mi scriva tramite WhatsApp o nella mail che ho messo qui in chat, perché non vi rispondo se mi chiamate perché sono ancora all'estero, però possiamo telefonarci su WhatsApp tranquillamente. E direi che qualsiasi altro problema, tramite WhatsApp, tramite mail, sono a disposizione. Ok? Ti ringrazio per la serata. Buona serata a tutti.